Ci ritroviamo in compagnia di Fulminacci. Ciao e benvenuto. Ciao, ciao. Mancano poche ore al tuo debutto sul palco dell'Ariston. Parto col chiederti come stai esorcizzando questa attesa. Guarda, mancano più di poche ore perché è domani comunque, per cui manca, diciamo, un giorno e qualche ora. E quindi niente, c'è ancora una notte che mi separa, quindi ancora non sto in quell'ansia lì. Domani saprò effettivamente che cosa vuol dire avere l'ansia di salire su quel palco ufficialmente davanti a tutte le famiglie italiane. E quindi adesso la sto vivendo facendo solamente intervista dopo l'altra, e quindi non so neanche, boh, non so più che giorno è. Sto chiuso dentro una stanza e mi dicono che cosa devo fare. Santa Marinella è il titolo della canzone che proponi in gara. Ti chiedo com'è nata e come si è evoluto il processo creativo. Santa Marinella è una canzone che parla di una storia d'amore. L'ho scritta di getto all'improvviso circa 2 anni fa ormai, dopo che per un lungo periodo un mio amico mi aveva raccontato una sua storia d'amore. Per cui in realtà non ho fatto altro che scrivere della sua storia d'amore, come se fossi io lui. Ho fatto finta di essere lui. E ci ho messo dentro qualcosa di quello che lui mi ha raccontato. Per cui è stato molto interessante fare questo esperimento, per poi soprattutto rendermi conto che la cosa più sconvolgente è che la sento una storia molto mia, proprio perché siccome l'ho scritta io, l'ho fatta diventare mia e quindi mi emoziona come se fosse successo a me quello che racconto. E porti in gara un brano fedele alla tua poetica e a tutto ciò che hai mostrato finora. Per questo sono curioso di chiederti quali elementi e quali caratteristiche ti rendono orgoglioso di questo pezzo. Ma io penso che penso di essere orgoglioso di questo pezzo perché mi ci sento, perché è un pezzo in cui io suono la chitarra, in cui sono molto me, mi fa stare tranquillo da vari punti di vista ed è anche una canzone che esprime, diciamo che approfitta l'aspetto dell'immedesimazione nell'altro, approfitta di quell'aspetto lì per dire qualcosa di me. E quindi è una furbizia, diciamo, che ho avuto nel dire qualcosa con la faccia di un altro, nei panni di un altro. Ed è una canzone che mi dà una sensazione molto liberatoria. Nel corso della terza serata dedicata alle cover, hai scelto di omaggiare Jovanotti con penso positivo. Con te sul palco ci sarà Valerio Lundini e Roy Paci, ci saranno entrambi. Come è avvenuta la scelta sia della canzone che degli ospiti? Per quanto riguarda la canzone, l'ho scelta perché diciamo, si differenzia molto dalla mia canzone e quindi per farmi conoscere al pubblico che non mi conosce, avevo intenzione di far capire quali sono le due cose che mi piace fare. E Penso Positivo è una canzone appunto funky, molto veloce a livello di BPM, molto allegra. La mia canzone è il contrario di tutto questo. Però Penso Positivo e canzoni di quel genere fanno parte del mio bagaglio e del mio gusto. Per quanto riguarda gli ospiti, ovviamente Roy Paci, perché c'è una parte di fiati molto importante nel pezzo e lui è uno dei più grandi da questo punto di vista che abbiamo in Italia. E per quanto riguarda Valerio Lundini, perché è uno degli intrattenitori più interessanti di questo periodo e mi piace appunto raccontare al nostro pubblico la trasversalità del nostro gusto, anche se lui di mestiere non fa il cantante, il cantautore, eccetera. Lui comunque è un musicista, ma fa un altro lavoro. Però ci stimiamo e facciamo entrambi la stessa cosa, cioè intrattenimento. Il cast di quest'anno si divide in due fazioni. Chi ha dichiarato di patire l'assenza del pubblico in sala e chi ha raccontato di sentirsi paradossalmente a suo agio, anche più tranquillo. Tu da che parte ti collochi? Ma guarda, alla fine io penso di essere abbastanza tranquillo da questo punto di vista perché il pubblico può anche essere un'arma a doppio taglio, cioè se il tuo pezzo non piace, se tu in quel momento non sei abbastanza energico per qualunque ragione, anche tecnica, non lo so, il pubblico può anche darti mancanza di fiducia in te stesso con delle espressioni un po' incerte, no? Annoiate. Per cui quella cosa, il problema si elimina. Cioè, il pubblico annoiato non può esistere.
E quindi a casa te li immagini tutti contenti, che ti amano e basta, così. Il prossimo 12 marzo uscirà il tuo secondo album, Tante care cose. Cosa dobbiamo aspettarci al riguardo? Alcune cose le abbiamo già sentite. C'è Santa Maria, Canguro, ci sono. Sono usciti due singoli, uscirà la sera che canterò, uscirà Santa Marinella come terzo singolo, ed è un brano che contiene 10 canzoni, quindi ne avremo altre 7 da ascoltare il 12 marzo, e sono tutte molto diverse tra di loro e tutte rappresentano un lato diverso della mia personalità e di quello che mi piace, appunto. Ci sono riferimenti molto vari, per cui non c'è. L'unico filo rosso che li lega sono io, fondamentalmente, cioè è l'autore, è quello. In una canzone di qualche anno fa, Caparezza diceva che il secondo album è sempre quello più difficile. Lo è stato Sì. per Sì, ma non lo dice solo Caparezza, cioè so che è proprio, si sa questa cosa, è effettivamente comprensibile perché il primo, se va bene il primo, il secondo è molto difficile, soprattutto. Siccome il primo, nel mio caso, per fortuna è andato molto bene, sento un po' di peso di questa responsabilità, però avevo tante cose da dire, tante care cose da dire, come dice il titolo. E quindi non vedo l'ora di sapere che ne pensa il pubblico. Io sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in studio e spero che questa cosa si percepisca. Ultime due domande, Filippo. Quest'anno Sanremo darà la possibilità a te e ad altri tuoi giovani colleghi di estendere il proprio bacino di utenza, il proprio pubblico. Pubblico. Sei soddisfatto della svolta che in qualche modo ha preso il festival quest'anno? Moltissimo, sono davvero esaltato da questa cosa in realtà, perché è un festival con un cast davvero fantastico per quanto mi riguarda, perché se io non ci fossi lo vedrei veramente con grande passione, perché ci sono persone che ascolto proprio effettivamente, cioè che io tutti i giorni ascolto con le cuffiette, che non è banale che tutti possano dirlo. Perché ce n'è per tutti, ci sono tutte le età, tutti gli stili, tutti i gusti, tante cose molto differenti tra loro. Il reparto giovani è sicuramente spicca molto, no? Però c'è anche molta realtà che riguarda tutti i mondi diversi che ci sono all'interno del festival. Per cui sono contento. Secondo me ogni italiano o europeo che si guarda il festival potrà riconoscersi in qualcosa di quello che vedrà. E questa è la cosa bella, la vastità, non solo la giovinezza. Per concludere, al di là della vittoria e della conseguente possibilità di aggiudicarti il famoso leoncino con la palma, che sicuramente starebbe bene anche nel tuo salotto, ti chiedo, cosa rappresenterebbe per te il vero traguardo, la vera vittoria di questo festival, per dire, oh, sono soddisfatto di com'è andata? Beh, sicuramente mi piacerebbe, per essere soddisfatto, un'esibizione dignitosa, un'esibizione bella. Mi piacerebbe trovare la tranquillità per abbandonarmi all'emozione. Sicuramente sarà così, perché quando poi capitano queste cose, l'emozione la devi fare entrare se bussa, diciamo. E quindi spero questo, spero di divertirmi tanto. Ecco, sono sicuro che sarà così. Ringrazio Fulminacci per essere stato con noi. Non ci resta che farti veramente un grosso in bocca al lupo per questa settimana sanremese. Noi Grazie incrociamo mille, le Crepi. dita. Incrociamo le dita. Ciao, grazie.